Oggi t'ha detto bene perché parliamo di formaggio. E quindi puoi star tranquilla, ok? Amici di Braciami Ancora, se c'è una cosa che questa pandemia mi ha insegnato è che le certezze del lunedì spariscono con il DPCM del martedì. Motivo per il quale, ragazzi, bisogna imparare nuovi lavori e motivo per il quale oggi sono venuto qui in una meravigliosa azienda nella Maremma laziale per imparare a fare il formaggio di pecora. Vi faccio vedere chi mi accompagna oggi. Tonino, grande mastro caseario, e Francesca, la conoscete? Ciao! La mia amica di Braciami Ancora, e a fine video vi dico perché è venuta con noi. Tonino, da dove iniziamo? Andremo a ritirare le pecore dal campo e le porteremo per fare la mungitura. Perché oggi facciamo formaggio di pecora. Formaggio di pecora. Stiamo in mezzo alle capre, Sgarbi sarebbe contento, ma in realtà noi dobbiamo fare il formaggio del pecore che sta dal pascolo. Ti seguo? Andiamo? Benissimo, vai. Andiamo, ragazzi. Andiamo a riprendere le pecore, vai. Vai, vai. Ma è facile, questa è la strada, la sanno. Guarda come corrono. Hanno riconosciuto, Braciami Ancora, se sono messe paura. Vai tu, vai. Allora, ragazzi, per fare il mungitura dobbiamo fare così: estraete la mammella e attaccate i capezzoli, vedete? Allora, facciamo una alla volta, vai, provo Michele. Io. Estraila fuori senza problema, tutte e due. Vai. Centrale se non ce la fai. Ok, uno. Tira fuori tutta la mammella. Signora pecora. Così, guarda, aiuto, è grande. Ok, questa, ok, questa è grossa. Questo è un sogno. Uno, due, vai, è andato? È andato, vai. Vai, c'è questa, Michele, ritroviamo. Vado? Vai, pure questa tutte piccole a te toccano. Una. Non gli piacciono le tettone a Michele? Mi sa di no. Due. L'ha messa alla rovescia, però, dai. L'ho messa alla rovescia? Sì. Facciamo i giochi di prestigio, guarda. È tanto semplice. E dove noi mettiamo il latte? Il latte viene portato a 5 gradi. Il latte che abbiamo appena avuto già sta qua. Sì. Mentre noi mungevamo, il latte passava qua dentro. Lo sta vedete? Qua dentro. Ah, bravo. Figo, mi piace. Ma quanto è mungo? E il tubo blu che roba è? Il tubo blu va direttamente dove faremo la nostra magia. Quindi è un po' come Matrix, ragazzi. Tubo sì. Blu o tubo rosso? No, no. Quindi il processo, abbiamo molto il latte è arrivato di là, nella stanza qua vicino. Dove è arrivato qui? Facciamo la refrigerazione. Qui che bravo. Succede? Qui abbiamo portato il latte a 38 gradi e abbiamo fatto la cagliata. E adesso faremo... Wow! Pacchi tutto, vedete? Questo, sì, è la capacità che fanno le nostre pecore. Bellissimo. Questi sono veramente... Tutti i giorni le pecore vengono multe, le capre due volte al giorno. Senti, ma le pecore ti creano noia con i sindacati? No. Per me io dipendente che poi rischio. Sì. Cioè, non te le chiedono le ferie? No. No, vogliono solo l'erbetta. Però devi pensare che le pecore vengono multe tutti i giorni, due volte al giorno. Ti fai assaggiare un pezzetto? Ma certo, me lo prendi per favore. Questo latte tagliato, assaggiamolo, sono certo. Curiosissimo. Ok. Dunque, praticamente, aggiungiamo un po', eh. Sembra una ricottina timida. Bravo. Vero? Aspetta, io. Sì, è una ricottina timida. Tanto più lo muoviamo e più va a fuoco. Questo è veramente... Dio, ma è caldo. Tenero, questo è veramente... Tu senti la purezza, senti proprio la... Il pulito, lo senti? Questa della... la mattina a colazione. A colazione, perfetto, è l'ideale. Perciò venite tutte le mattine a colazione qua da me. Questa è subito la seconda fase che abbiamo tirato per il formaggio. Prendete in mano, Francesca, mi raccomando. Mi raccomando. Guardate il movimento che faccio io. E lo rimettete. Uno, due, vediamo. Accompagnatela con la mano. È come se fosse un bambino.
Eh no! Michele, Michele. Che pippa al sugo, no? Ma Michele, è stato. Michele, Michele ce la farà, signori e signori. Bello, No, no, ho sbagliato, no. Che rincoglionito. Piano piano, Michele, giù, accompagnalo, guardalo. Proviamo, riproviamo. Vai! La consistenza, guardate che spettacolo che abbiamo fatto. Tonino, perché ci sono ancora dei liquidi? Perché vi ho spiegato prima, per mantenere un formaggio a pasta morbida non bisogna pressare, rimane all'interno come se fosse una conca, noi lo mettiamo, lo depositiamo, lo vedete? E dentro rimane quella morbidezza. Ovviamente questa è un'operazione che si fa solo a mano. Solo a mano, assolutamente. Cioè non c'è la macchina, no, che te lo gira. Assolutamente. Vi dico che succede, questo formaggio adesso viene messo in questa cella che è la prima di tre celle nelle quali ovviamente passano tutti i formaggi di questa azienda. Tonino, il primo rimane qua quanto? Questo almeno dai 30-40 giorni. Nella seconda cella quanto? Che sta da altri 3 mesi ai 120 giorni. E nella terza? E nella terza fa il radichino che arriva pure a 12 mesi. Quindi fammi capire, questa meravigliosa forma noi la riprendiamo quando? Dopo i 6 mesi, 12 mesi. Quindi ragazzi, questa che ho rovinato io si mangia tra un anno. Tonino si è un attimo assentato, ne approfittiamo per curiosare tra le celle. Mi diceva che questa pasta è per i formaggi a pasta molle. Wow. Questi sono i formaggetti a pasta molle. Muffette, sì. muffette, 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 muffette. Bello, bello, bello. Dai. Le altre celle, vai. No, altre celle. No, qui c'è il cesso, scusate. Questo, cari amici di Bracciami Ancora, è il formaggio che abbiamo preparato. Questa forma sta qui da circa un anno e qui siamo nella terza cella, l'ultima cella. Siamo andati a riprendere le pecore che pascolavano, le abbiamo munte, abbiamo fatto la forma del formaggio, l'abbiamo messa nel primo frigo. Direi che è ora, ragazzi, di andarcelo ad assaggiare questo formaggio, farci due chiacchiere approfondite con Tonino, perché questa storia del mastro formaggiaro mi piace da morire. Andiamo a mangiare, vai! Eccoci qui ragazzi, intanto vi dico dove sto, questo è il ristorante dell'azienda agricola perché qua si sono organizzati davvero bene, là si produce il formaggio, qua venite e ve lo mangiate, ma questo è un ristorante a tutto tondo, quando ragazzi finirà sto casino siete benvenuti. Tonì, questi sono i formaggi con cui abbiamo lavorato oggi, sono molto curioso, mi dicono che in cucina c'è tua sorella che ce li fa la piastra? Certo. Beh, tagliaci questo, io voglio un pezzo di questo, tieni, vai. Dai, ragazzi, ci sta tutto. In questo formaggetto c'è tutta la storia, la passione, la dedizione, la professionalità di questa famiglia, oltre al benessere con cui vivono questi animaletti. Francesca, adesso la palla passa a te. Ce lo vai a grigliare, ce lo metti, certo, sulla piastra? Vai. Vai. Tonino, mentre tua sorella si dà da fare in cucina e non vedo l'ora, io avevo qualche curiosità su questa tua fantastica azienda. Tra pecore e capre, quante ce ne hai? Abbiamo solo 1200 pecore. 1200 pecore? Ok. E sui 130 capre. Quanti formaggi fai in un anno? I formaggi sono, diciamo, noi facciamo pochissime quantità, ma tanti tipi, dai 70 a 80 tipi. Però mi raccontavi un fatto, tu prima eri allevatore. Sì. Cioè prima eri solo un venditore di latte. Bravo. Quindi fino a chiaro, Agnelli, parliamo di 10 anni fa, 12 quindi, anni fa. Nel 2009, sì. Tu eri un venditore di latte, sì. Ok? Alla fine la soddisfazione era poca. Poca. Perché? E non c'erano manco le risorse per pagare, diciamo, mutui se uno aveva comprato la terra. Quindi poca soddisfazione. Poca soddisfazione, sì. Perché l'impegno di produrre era tanto, ma non era, diciamo, non soddisfavano proprio le esigenze dell'azienda. Quindi nel 2010 switchate praticamente, certo. Decidete di iniziare a spingere di più sui formaggi. E che succede? Perché lì c'è la svolta. È lì la svolta. Quindi nel 2010 la svolta. La svolta. Iniziate a produrre e a vendere i formaggi. Prima mi hai elencato tutte le soddisfazioni che sono arrivate. Dimmi un po', ripercorriamo questi 10 anni. Abbiamo preso il premio. Allora, partiamo dal punto di vista più pragmatico, più materiale, i guadagni sono aumentati? Tantissimo. Quindi maggiori guadagni? Maggiori guadagni. E da maggiori guadagni è nata una, ovviamente
soddisfazione, ma sotto più punti di vista, su tanti, sulle emozioni di tutto, sulla presentazione dell'azienda. Io ti posso dire pure che i vicini mi hanno detto: ci avete portato la gente alla fine del mondo, perché qui questa azienda era dispersa nel nulla e la gente ora ci viene a comprare formaggi, a mangiare, a visitare. E questa veramente è ogni giorno un'emozione, perché c'è gente che viene la mattina perché sa che gli fa la ricotta fresca. E noi mandiamo i formaggi a Lussemburgo e si è presentato un signore a mangiare al nostro ristorante e mi ha detto che lui ha veramente apprezzato i nostri formaggi, mangiandoli a Lussemburgo è venuto a mangiare da noi qui in azienda, e per noi è un'emozione immensa che non c'ha nessun prezzo. Sì. C'è il mercato oggi in Italia, uno che vuole iniziare a produrre formaggio trova lavoro, c'è la stessa data fa? Sì. Quindi c'è la possibilità, sì. C'è un mercato che la gente gli piace. Gli piace. Perfetto, Tony, io da quello che vedo mi sembra che tua sorella abbia finito e è il caso di andare a assaggiare. Aspetta. Signori, il profumo è invitante. Vado, eccolo qui, bello, vai. ci siamo. Che ci fai? Che ci metti? Guarda, questo qui sono delle spezie noi, le nostre che noi usiamo per, si chiama brivido. E questo è il nostro olio. Vai, metti l'olio, metti il brivido e metti l'olio. Vai. Signori, assaggiamo sta meraviglia. Con convinzione, ragazzi, qui ci sta tutto. Mortacci, quanto è buono! Credo che qui si può concludere questa nostra meravigliosa esperienza in questa azienda. Ragazzi, questo è il cuore dell'Italia. L'Italia è questa, l'Italia è un paese che all'estero viene amato proprio perché ci esistono realtà come queste. Io prima di salutarvi vi dico che alla fine del video passo la parola a Francesca, che vi spiegherà dove e come acquistare questi formaggi. Spero che questo video vi sia piaciuto, un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao! Amici di Bracciami Ancora, amici di Versami Ancora, avete visto che magnifica realtà vi abbiamo fatto visitare? Allora, i prodotti sono fantastici, l'azienda è spettacolare. Da oggi, amici ristoratori, enotecari, dove c'è il vino c'è il formaggio, questo è chiaro. Se volete comprare questi prodotti, contattatemi, perché da oggi Versami Ancora vi propone anche questi meravigliosi formaggi della Maremma. Ciao!